Sono Roberto Camporese, sono un appassionato di off-road da sempre, è una quarantina d'anni e qui si scopre la mia data anagrafica, che pratico l'off-road in tutte le sue versioni, partendo dall'amatorialità degli anni 80 per poi andare sulle competizioni nazionali e internazionali. Ho fatto tutte le gare del campionato del mondo di off-road, compreso quello di off-road estrema, per poi dedicarmi l'anno scorso all'esperienza della Dakar. La Dakar Classic è una versione, passatemi il termine, semplificata, pur essendo comunque molto complicata, della Dakar vera. Per la Dakar Classic sono impegnate veicoli fino al 1980 per una determinata categoria, per poi arrivare a una categoria più evoluta fino al 1990. Noi in particolare abbiamo deciso di fare questa avventura con un mezzo, chiamiamolo improbabile, cioè un mezzo derivato di serie con un motore standard e con solo due ruote motrici. Con questo abbiamo voluto obbligatoriamente, per quanto ci riguarda, complicarci la vita, nel senso che sarebbe stato troppo facile per noi utilizzare uno dei nostri mezzi che abbiamo in garage e farla con molta semplicità. Il nostro spirito non è quello della vittoria, non è quello di ambire a chissà quale coppa, ma il nostro spirito è quello di fare l'avventura e di cercare di portare a termine una competizione così complicata con un mezzo decisamente poco performante. Non è a caso che abbiamo deciso di farla come l'anno scorso, in piena autonomia, cioè tutto a bordo, senza assistenza. Quindi la nostra complicanza viene derivata da un mezzo come questo, molto pesante, con pochissimi cavalli, ma soprattutto dal fatto che siamo assolutamente da soli. Quindi la sera dovremo arrangiarci a piantarci la nostra tenda, a farci tutte le assistenze che servono per poter completare la giornata, ma anche la giornata successiva. È evidente che l'esperienza maturata in questi 40 anni ti permettono di affrontare determinate situazioni un po' più serenamente, però certo un pizzico di follia e un po' di squilibrio mentale, anzi uno grosso squilibrio mentale ci servono, perché affrontare una gara di 9500 km sapendo che sei dall'altra parte del pianeta e su un ambiente, diciamo, ostile, laddove non hai l'aiuto del mondo esterno, diciamo che ci vuole sicuramente un po' di squilibrio mentale, che però è quella sana follia che ti lega alla passione dei motori, questo sicuro. Cosa vuol dire tutto a bordo? Vuol dire che qualsiasi cosa ci succeda dobbiamo arrangiarci. Non abbiamo meccanici a seguito, non abbiamo nessuno che ci fa assistenza, non abbiamo nessuno che ci porta in giro gomme o chissà cosa. Quindi tutto quello che vedete a bordo della macchina è tutto quello che avremo durante la gara. Per quanto riguarda il connubio tra me e Marco Mattioli, è nato in modo assolutamente casuale, nel senso che con una certa frequenza vado a fare da service per le gare in giro per il mondo, in questo caso non certo con questa macchina ma con qualcosa d'altro. L'anno scorso sono andato a fare da service a una gara fatta con le Panda, il Sahara Racing Cup, è una competizione semi-amatoriale fatta con le Panda 4x4, dove ho incrociato Marco Mattioli che guidava la sua Panda. Naturalmente la gara è stata, quello della Panda, decisamente complicato, tutti hanno avuto più o meno qualche problema e con Marco abbiamo stretto amicizia per il fatto che l'ho trainato ovunque per portarlo all'arrivo. Da lì ci siamo messi a chiacchierare, mi ha chiesto chi ero, gli ho raccontato un po' la mia storia sportiva, sempre legata al mondo dell'off-road, e da lì è nata questa piccola joint venture che mi permette di praticare e di essere presente anche alla seconda edizione della Dakar Classic, sempre con lo stesso mezzo. Quindi questa joint venture è nata nella sabbia, è nata sempre con la difficoltà di portare avanti un mezzo, è nata con l'esperienza che Marco probabilmente ha visto nella mia persona di potermi riorganizzare velocemente in quello che possono essere le problematiche legate a una competizione complicata, questa della Dakar con questa macchina, ma con lui, con le Panda, che siamo riusciti a portarle Team Bahrain. E per chi conosce la Tunisia sa che portare delle Panda Team Bahrain è stata un'opera di assoluta difficoltà. Diciamo che sono diventato famoso in Romania, allora per questo aneddoto. Allora ho fatto tantissime gare in Romania perché il territorio si presta all'off-road.
e ho tanti amici in Romania dedicati all'off-road. Una stagione, un anno in particolare, avevo le mie macchine più o meno disastrate e non avevo il tempo di recuperarle, e con un altro mio amico squilibrato ci siamo detti: ma come possiamo fare quest'anno questa competizione che si chiama Bahia 500? La Bahia 500 è una gara fatta così: pronti via 500 km chi arriva primo in fondo, chiuso, non ci sono regole, pronti via 500 km chi arriva vivo in fondo. E gli faccio a mio amico: guarda, io macchina non ne ho, però secondo me con una Dacia si può fare. E chiamo l'organizzatore, che è un amico, io gli ho detto: ma ascoltami, se mi presento con una Dacia stradale mi fai correre? E mi fa: guarda, sì, abbiamo la categoria amatori, ti faccio correre. Va bene, abbiamo preso l'aeroplano, siamo andati, abbiamo noleggiato una Dacia Duster 1200 a benzina da un noleggiatore in aeroporto a Bucarest, e ci siamo presentati alla partenza della gara. Cioè, il mio amico pensava che io me lo prendessi in giro quando ho detto che lo volevo fare. Ci presentiamo con questa Dacia a noleggio e mi fa: ma sei sicuro? Hai le ruote stradali? Piove, è un casino. E nella realtà mi ha permesso di partecipare nella categoria amatoriale, perché io non avevo roll bar, non avevo impianti di distinzione, niente di niente. Parto e riesco a fare tutta la competizione, o meglio, abbiamo fatto dei percorsi veramente complicati, molto complicati, dove taluni con gomme e mezzi più performanti non sono riusciti neanche a passare. Arriviamo a 360 km di competizione e dove c'era un traguardo, un semitraguardo. I miei amici mi vedono arrivare, mi fanno un sacco di feste, mi fa: com'è possibile, tu sei arrivato qua, gli altri sono ancora in giro incasinati. E mi fanno: no, ma guarda che la gara, o comunque la competizione della versione amatoriale, finisce qui. E insomma, arrivo a questo traguardo e faccio: no cavolo, io non voglio finire sta gara, mi hai detto che sono 500 km, fa: no, ma è più complicato dopo. Ma siccome era un amico, gli faccio: ascolta, chi c'è lì? Lui si gira, io proseguo e arrivo in fondo, mi faccio tutti i 542 km con la Dacia Duster a noleggio. Siamo riusciti a fare tutta la gara, non distruggerla, e riportarla indietro nel noleggiatore e farci dare indietro anche la franchigia, ok? Quindi siamo entrati nella storia dell'off-road rumeno per questo evento, a parte che, ripeto, dopo tanti anni di corse in quel posto là mi conoscevano e sanno come posso guidare. Però questo è stato un aneddoto che ci ha permesso di far ridere, far sorridere molta gente, perché è venuta fuori la barzelletta: se è capace lui di farla con una macchina del genere, possono farla tutti questa gara. Nella realtà non è così, come la Dakar non è per tutti, non è un'avventura per tutti. Se uno non ha self-control e non ha una grande esperienza, dopo il primo giorno si suicida, perché le complicazioni sono all'ordine del secondo, non del minuto. Quindi il fatto di avere delle persone che affrontano questa competizione non è da tutti, ecco, questo è il ragionamento, voglio essere sincero, non è da tutti. Però insomma, lo spirito di goliardico che mi ha sempre accompagnato nella vita mi permette di comunque affrontare tutte quelle che sono le avversità che ci hanno contraddistinto l'anno scorso, perché ne abbiamo fatte di tutti i colori, abbiamo rotto motore, abbiamo rotto di tutto l'anno scorso, e abbiamo dovuto aggiustarla, abbiamo dovuto cercare di arrovellarci per arrivare in fondo. Quindi lo spirito dell'avventura è quello che governa questa competizione, perché se dovesse governare questa competizione lo spirito del risultato, non sarebbe più la stessa cosa. L'obiettivo di quest'anno è quello, avendo capito come bisogna giocare questo gioco, perché poi alla fine è un gioco per adulti, abbiamo capito come funzionano le medie, abbiamo capito come l'organizzatore intende portare avanti questo tipo di competizione, avendo anche migliorato leggermente il mezzo, leggermente, poca roba, ma l'abbiamo migliorato, riteniamo che con l'esperienza dell'anno scorso potremmo, non dico vincere, nel modo più assoluto, per noi è impossibile vincere, però dimostrare che con un mezzo improbabile e un po' di esperienza maturata l'anno scorso e molta esperienza fatta sul campo gli anni passati, si possa ambire a dire la nostra. Questo voglio dire, ripeto, noi con questo mezzo non potremo vincere, impossibile.
il focus fondamentale è quello di guidare con parsimonia, guidare con oculatezza, perché i chilometri sono tantissimi e i guasti sono all'ordine del secondo, ma guidando con oculatezza e con l'esperienza di quello che ci chiede l'organizzatore di eseguire, quindi le medie nota su nota, potremo dire la nostra. Ripeto, quest'anno ci saranno dei mostri, no, mostri con macchine da 1000 note, noi con questa macchina non potremo, neanche volendo, ambire a vincere. Però riuscire ad arrivare in fondo e riuscire ad arrivare in fondo con un punteggio umano per noi sarebbe traguardo, ma altro non potremo fare con un mezzo del genere. Ripeto, pesa 20 quintali questa macchina, pesa 20 quintali e se saremo bravi ne ricaveremo 100 cavalli. E con due ruote motrici, conti mostri sacri da centinaia di cavalli, quattro ruote motrici, capite che non potremmo dire la nostra. Ma questa è la sfida, questa è la goliardia, perché sono capaci tutti di presentarsi con un mostro e magari professionisti a bordo. Noi nel nostro piccolo, continuando a essere in piena autonomia, quindi con tutto ricambi a bordo e completamente da soli, continueremo la nostra avventura e continueremo giocare con il nostro spirito dell'avventura. Posso solamente dire che l'anno scorso il nostro più grande premio è stato quello di essere avvicinati dall'organizzatore, che un giorno, tra una prova speciale e l'altra, ha fatto atterrare il suo elicottero, ci ha preso sotto braccio e ci ha detto testuali parole, ci ha detto: voi con questo mezzo rappresentate lo spirito dell'avventura e rappresentare la Dakar classica. L'anno scorso eravamo in pochi, eravamo alla prima edizione, quest'anno credo che sarà diverso, però ripeto, io non la farei neanche con una macchina super performante e con una logica diversa da quello che lo sto affrontando, perché non avrebbe senso. Allora, se voglio fare la competizione, vado a fare la Dakar vera. Allora lì, mezzi performanti, devi tenere schiacciato l'acceleratore tutto il giorno e vince chi ha il mezzo più performante e chi ha più pelo sullo stomaco per andare forte. Questa avventura è un'avventura diversa, che mette in campo altri giochi, altri campi. Non è a caso che abbiamo scelto di farla con una macchina del genere, abbiamo scelto di farla in piena autonomia, non ce l'ha obbligato il dottore. Quindi credo e mi auguro che questo sia lo spirito che accomuna un po' tutti i partecipanti della prossima avventura, quindi Dakar 22. Spero.